al sindaco. Questo è il regalo che l'istituzione della città di Ceglie Messapica apre, la Mediterranean Cooking School! Una foto insieme! Era molto dolorosa sta telecamera in testa! Andate verso l'altra scala! Secondo taglio del nastro, questo è un nastro particolare perché è il regalo dello stilista Etro alla città di Ceglie Messapica. Vai con taglio! Un ringraziamento al Signore, chi non lo è, a gustare la bellezza di momenti che iniziano e che portano sempre con noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, lo Dio che ci dai la gioia di inaugurare quest'opera destinata alla crescita delle nuove generazioni, fa che quanti vi converranno come maestri e come discepoli ricerchino sempre ciò che è vero, ciò che è buono, ciò che è bello. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us ask God to bless us in our new cooking school. We praise to you, Heavenly Father, Lord of all creation. You have gathered us in our community to praise you by our words and works. Gentili signore, gentili signori, illustri ospiti della comunità tutta, religiose e militari civili, e con immenso piacere mi rivolgo a tutti voi il benvenuto a questa manifestazione inaugurale, a questo battesimo della Mediterranean Cooking School. Confesso che sono particolarmente emozionato, ma nel contempo orgoglioso di poter presentare alla città una realizzazione che solo qualche anno fa appariva una chimera. È stata la nostra scommessa. Quando precisamente 4 anni fa ho scelto di impegnarmi in politica, di propormi come candidato sindaco, ho accettato con l'unico obiettivo, credetemi, di dare il mio contributo per dare un volto diverso, moderno alla nostra città. Una città che amo profondamente e che ho sempre desiderato potesse riconquistare quel ruolo da protagonista in un territorio che può offrire tante opportunità. Una scommessa, difficile, non impossibile. C'è una delibera della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, che parla di un comune, esiste al comune, si può anche vedere la delibera, che parla di un compenso gratuito e poi onorato con un pittore locale, dal cognome familiare per noi, Valdutto, probabilmente anche nato, vari che aveva decorato la sala consigliare appunto di quell'epoca. Io non so se a quell'epoca, fino all'Ottocento, inizio all'Ottocento, la sala consigliare fosse questa che tradizionalmente è stata per tanti anni. Se è questa, io devo dire che quelle decorazioni purtroppo sono irrimediabilmente per tutte. Per le campagne rosse
perde fame. Allora, gravissimo errore per uno chef non conosce un territorio come questo, però io conosco tutti i grandi chef che ci sono territorio come Antonella e tutti gli altri, perché sono venuti tutti a mangiare da me, sono in provincia di Torino, e mi ha sempre raccontato la Puglia, e poi a Torino ci sono stati sempre tanti pugliesi con la Fiat, quindi per me sono stati dei compagni di classe alle elementari, alle medie, anche alle superiori. Io l'ho sempre vissuta, raccontata. E il bello è che secondo me adesso si è invertito un punto fondamentale. La Puglia dell'abbondanza ha deciso di fare la Puglia della qualità. Chi non ha voluto, chi ha creduto in noi e chi non ha creduto. Arrivederci a tutti. Vorrei ringraziare innanzitutto Celia per avermi invitato e poi vorrei dirvi che in